Annunciamas, benvenuti di nuovo nel canale Kanko Kanai, cari amici miei. Oggi faccio un video tributo a un grandissimo autore, Yuichi Sakamoto, che io e Su-sensei adoriamo, perché io per esempio sono cresciuto con le sue musiche, le sue musiche mi hanno commosso. Lui è uno dei tre grandi autori che ho sempre adorato, ossia Sakamoto. Poi Joe Hisaishi, che poi fa le canzoni sia per i cartoni, cioè gli anime di Miyazaki, ma soprattutto fa le musiche per Takeshi Kitano. Io sono stato un fanatico dei film di Takeshi Kitano. Poi lui ha cominciato un po' a variare, ma personalmente parlando E poi ovviamente Yoko Kanno, perché ovviamente da persona che ha seguito gli anime degli anni 90, ovviamente Yoko Kanno non può non essere nell'elenco. Comunque sono profondamente commosso perché sapere della morte di una persona, è molto molto giovane perché è nato nel 52, quindi molto giovane, il maestro Sakamoto è una grave grave perdita. È una grave perdita, sapete, in questi anni, ultimi anni, sono scomparse tantissime altre persone e questa cosa ci ha profondamente colpito, perché sono persone che hanno fatto la storia della musica, la storia del cinema, la storia dell'arte e di tante altre cose. Sakamoto, io personalmente parlando, sono arrivato alla conclusione di voler gli dedicare un video, ma non solo sulla sua vita, perché la sua vita è parte integrante della storia, piuttosto parlare di lui e di come sia stata una persona molto attiva a discutere, a criticare anche la storia giapponese. Questo perché ovviamente noi lo troviamo anche come attore, è comparso come attore nel famosissimo film Furio, che lo ha portato alla fama mondiale, ok? Perché lì ha scritto queste bellissime musiche, Merry Christmas, per esempio, con David Bowie. Le musiche rimangono nella cultura dell'umanità, ok? Ma specialmente ha fatto anche il personaggio di Hamakazu, il regista del film Imperatore, no, un regista giapponese che compare nell'Ultimo Imperatore, che ovviamente lì si va a criticare fortemente l'esercito, la condotta dell'impero giapponese durante e prima della guerra mondiale e durante la guerra mondiale. Quindi comparire come giapponese e fare l'attore non solo per la fama, perché non era questo, lui era già famoso, più che altro parlare mettendo la faccia in un film che palesemente sarebbe stato criticato nel proprio paese, perché ovviamente l'Ultimo Imperatore non venne preso molto felicemente in Giappone quando venne messo ai cinema, e solo con le grandi vittorie degli Oscar la popolazione cominciò a avvicinarsi per avere un'idea. Poi ricordiamoci, la destra giapponese ha avuto il potere per tantissimo tempo, al punto tale che vi consiglio di andare a vedere il blog Sangekai. L'altro giorno ho visto una foto che mi ha fatto rimanere perplesso, in cui vabbè, le foto istituzionali, le foto ti invitano, ci sono premiazioni, tu ci vai. Però vedere il Sandai Doshu, ossia Moriteru Ueshiba Doshu, che va a farsi una foto durante una celebrazione, commemorazione insieme alla destra più pesante del mondo giapponese, una destra negazionista, che dice che lo stupro di Nanchino non c'è mai stato, che le donne di conforto, cioè le donne, la prostituzione obbligatoria, che vennero date, obbligate, le molte coreane, cinesi, soprattutto coreane, non è mai esistito, che non ci sono stati gli esperimenti sugli esseri umani, eccetera, eccetera, fa capire come il Giappone, politicamente, e chi sta ai vertici, tenda comunque sempre a voler essere a negare quello che è stato nel passato e a parlare in maniera nazionalistica del proprio paese. Purtroppo è così. Non tutti, io conosco tantissimi giapponesi che non la pensano in questa maniera, e Sakamoto è un esempio. È un esempio. Io conosco persone dal vivo, ok? Comunque ci ho vissuto in Giappone, quindi sappiate questa cosa.
Però nel caso di Sakamoto è una persona pubblica che è andata sempre contro, nonostante potesse influire sulla sua carriera. Quindi è una cosa importante capire perché anche in Furio fa il comandante che nella sua omosessualità, perché lui comunque è innamorato in un certo qual modo di David Bowie, fa vedere uno spaccato di come la cultura giapponese fosse. Molti autori che potremmo definire di sinistra in Giappone hanno parlato anche di questa cosa. Per esempio Kitano, che ho già menzionato, Takeshi Kitano, compare in un film che sarebbe Goatto, dove si parla dell'omosessualità dentro la Shinsengumi. Perciò queste problematiche cercano di essere esplicate. E ricordiamoci, Corea e Giappone sono dei paesi dove questo tipo di cultura è veramente bloccata. Motivo per cui viene bloccata è perché c'è una chiusura mentale brutta, 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 brutta. Sakamoto, il suo ruolo di Amakaso, una persona che dietro le quinte decideva tutto lui e praticamente festeggiavano le battaglie, la distruzione di Shanghai, fa capire come, lui, questo personaggio, ha mostrato proprio come attore bravissimo, come i giapponesi abbiano vissuto gli anni della guerra e prima della guerra, entrati silenziosamente in Corea, silenziosamente nella Manciuria, per poi conquistarli e poi da lì utilizzare sovrani, nel caso di Haizing Joropui, l'ultimo imperatore della Cina, trasformandolo in un imperatore fantoccio del Manciukuo, non della Manciuria, Manciukuo, perché quando il Giappone conquista la Manciuria viene chiamato Manciukuo, fargli credere di avere libertà, umiliarlo costantemente togliendo alle guardie le armi, le guardie personali, le armi, e facendo in modo di uccidere, far impazzire e uccidere l'amante dell'imperatrice che aveva procreato un erede per poter salvare. Guardatevi il film di Bertolucci, è bellissimo, che poi riprende da un famosissimo libro biografico. Comunque, in generale, se andate ad analizzare questa cosa, perché ovviamente stiamo parlando di Sakamoto, quindi dobbiamo parlare del film, fare un personaggio che nel suo modo di essere mostra una cattiveria, una insensibilità e un credo infinito. Ricordiamoci anche, sempre per ritornare alla famiglia Ueshiba, per l'Aikido, lo stesso Sensei, che tutti noi osanniamo, pensiamo che sia una persona di pace, amore, nella realtà dei fatti, fino alla fine della sua vita, è sempre stato legato ai partiti di estrema destra. Lui stesso osannava l'imperatore, come il personaggio Amakaso di Sakamoto, che arriva a un punto tale in cui si ascoltano per la prima volta la voce dell'imperatore, in questo caso l'imperatore Hirohito. Dai referti storici, dalle fonti primarie, sappiamo che molti giapponesi non capirono quello che diceva l'imperatore alla radio, perché era un linguaggio di tipo cortigiano, un linguaggio della corte imperiale, ed era un linguaggio rimasto in maniera anacronistica, anche facciamo conto, un linguaggio che rimane nel 1700, 1800, ok? Mentre il governo Meiji cambia, rimanendo chiuso l'imperatore dentro questa gabbia d'oro, e il governo militare comincia a utilizzare termini molto differenti che diventeranno di comune uso. Quindi anche questa cosa, che si sente la voce dell'imperatore sottofondo e Amakaso decide di togliersi la vita perché capisce che tutto quello che avevano fatto era finito, e cercano di fuggire per non consegnarsi ai russi, che li avrebbero puniti, e scappare verso gli americani. Cioè, tutto questo ragionamento, nonostante avessero attaccato all'improvviso gli Hawaii e ci fossero cose più gravi della Russia, però effettivamente gli esperimenti sugli esseri umani vennero fatti, Bertolucci ne parla in quel film. Questa cosa a me ha fatto ammirare tantissimo, oltre che le musiche,
nonostante siano passati così tanti anni, le musiche dell'ultimo imperatore, di Furio e tutte le sue musiche, lasciano quella commozione, quella malinconia, nostalgia, che non si poteva non dedicare un video a un grande, grande autore, compositore e persona molto coraggiosa. Perché ribadisco, se il Sandai Doshu dell'Aikido si va a fare la fotografia insieme a quelli di destra, vuol dire che la mentalità non è cambiata molto da O-sensei. E io non ho timore di dire questo perché le foto esistono, andate a vedere Sangekai, e la foto con questa può essere, una persona può fare tutto quello che vuole, ok? Si è liberi. Però nel momento in cui io vado a farmi fotografare con una persona che ha negato palesemente alcuni avvenimenti come lo stupro di Nanchino e le donne di conforto, che sono cose reali, realmente esistite, con tanto di testimoni che stanno ancora attendendo le scuse, e il governo, per esempio, di sinistra si era già scusato, tra parentesi, di Giappone, fa capire che l'Aikido, pace, amore, prosperità, non è veramente, non è così, non può essere, non sarà così. Altresì, il fatto che si parli di ci siano persone come Sakamoto, persone come quegli amici giapponesi che ho conosciuto, non si può generalizzare un popolo, non si può dire è cattivo o è buono, ci sono persone e persone. Però in un contesto in cui tutto il potere tende a fare una revisione storica, cambiare la realtà offendendo gli altri paesi attorno, e poi non diciamo, questo è sbagliato, per esempio dire oh, si parla del passato, allora dobbiamo parlare dell'impero romano e degli Longobardi. No, non è questo il punto. Sono stati fatti dei crimini di guerra che non sono stati puniti. In Europa si sta ancora punendo la memoria di quello che sono stati i tedeschi, considerando tutto il popolo così, mentre invece alcuni nazisti, e non è che tutto il popolo fosse nazista, capito? Quindi è importante, come storico è importante. Il revisionismo storico è una cosa inaccettabile. Qui in Italia, qui in Sardegna, ho conosciuto alcune persone che facevano revisionismo storico verso l'olocausto, e io personalmente parlando mi sono detto voi vi dovete vergognare, anche se fate karate vi dovete vergognare perché non siete persone normali. E infatti li ho bloccati, eliminati dalla mia vita perché erano spazzatura. Tornando a noi, purtroppo in un contesto come questo, uno come Sakamoto, una persona come Sakamoto è una grave perdita. Grazie di essere stati di nuovo qua, aiutatemi iscrivendomi al canale e al canale di Susie Sensei, e ascoltate musica di Sakamoto, perché la musica aiuta il mio amico Giordano C per la privacy. Quando ero ragazzo mi diceva sempre la musica aiuta ad aprire l'anima, quindi ascoltate questa musica, ascoltate la classica, eccetera eccetera. Grazie ancora e ci vediamo nel prossimo video. Domani arigato suastai.